Incidente tra due auto questa mattina a Portogruaro, grave un 55enne finito in ospedale a Mestre. Ieri mattina un mortale sulla provinciale Sanstino Caorle perde la vita, un 19enne. Blitz della Guardia di Finanza, scoperti 5 lavoratori in nero tra i campi del Pordenonese, 2 le aziende sospese con multe dai 1.800 ai 10.800 euro. Da inizio anno sono 54 gli operai non in regola finiti tra le maglie delle Fiamme Gialle. Numeri in crescita sul fronte del turismo all'aria aperta in Friuli Venezia Giulia. Camping e villaggi hanno ospitato quasi 2 milioni di presenze nel 2023. Il bilancio oggi a Portogruaro nel convegno organizzato da Faita Nord-Est. L'intelligenza artificiale sia a beneficio dell'uomo e venga regolamentata, parla il professor Antonino Giannone del Politecnico di Torino, ospite a un approfondimento del Comitato Organizzatore Etico per un Mondo Migliore, dove ha parlato di rischi e benefici della nota rivoluzione tecnologica. Buon lunedì e ben ritrovati con l'informazione di Media 24. Quelli che avete sentito sono i titoli della nostra edizione odierna, con gli incidenti stradali in primo piano. Un ventenne ha perso la vita nella notte a Gemona, era a bordo di una BMW con altri due ragazzi. Il mezzo, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finito all'interno del canale Ledra in via della Turbina. I primi due occupanti sono riusciti autonomamente ad uscire dal mezzo, mentre la vittima, Matteo Pittana, 21 anni, è rimasta incastrata all'interno del mezzo. La macchina è stata estratta dall'acqua con una gru dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri, che hanno proceduto con i rilievi di legge per far luce sulla dinamica dell'incidente. Ore di tragedia anche in Veneto, dove ieri è stata una domenica purtroppo caratterizzata da un incidente mortale sulla Caorle Sanstino di Livenza, la provinciale 59, e questa mattina altro grave sinistro, ma questa volta a Portogruaro, con un 55enne in gravi condizioni all'ospedale di Mestre. Schianto tra due auto questa mattina a Portogruaro. L'incidente è avvenuto in via Barchiata, località Torresella. Coinvolte nello scontro una Smart, all'interno della quale viaggiava un 55enne, e una Hyundai, guidata invece da una donna di 47 anni. Entrambi risiedono in zona. I due mezzi sono finiti all'interno del fossato che costeggia l'arteria. L'uomo è stato condotto con l'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre, la donna invece presso il nosocomio San Tommaso dei Battuti con diverse ferite. Non sarebbe in pericolo di vita e i rilievi di legge per stabilire l'esatta dinamica del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri. Ieri pomeriggio sulla provinciale Sanstino Caorle invece un 19enne, Edoardo Bernardi, ha perso la vita dopo essere uscito di strada mentre si trovava in sella alla propria motocicletta. Stava percorrendo la provinciale 59 quando improvvisamente è avvenuto il peggio. Il centauro ha terminato la propria corsa contro un platano a lato della carreggiata. Inutili tutti i soccorsi da parte dei sanitari. Bernardi, studente al Belli di Portogruaro, era residente a Sanstino di Livenza, località ora sotto shock per questa tragedia. Affronta i ladri in casa e viene ferito da un colpo di pistola. È accaduto ieri sera poco dopo le 19 a Cavallino Treporti in via Pordelio, località Caballarina. Alberto Biondo, 33 anni, è accorso sentendo le urla della nonna, che si era trovata di fronte a tre malviventi travisati da passamontagna. Pensava l'anziana che fosse uno scherzo di carnevale e invece si è trovata di fronte a un vero e proprio incubo. Il fatto è avvenuto in un'abitazione di tre piani. I ladri, saliti dal primo al secondo, si sono trovati davanti dapprima il padre del ragazzo, Maurizio Biondo, 62 anni, rimasto ferito in una colluttazione avvenuta con i banditi, rimediando contusioni alla testa. Quindi hanno trovato il 33enne intervenuto in aiuto del genitore e colpito alla fine da uno sparo a una gamba. In serata è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale di Mestre. Non sarebbe in gravi condizioni e dunque nemmeno in pericolo di vita. I banditi in azione, tre a quanto sembra, sono poi fuggiti dopo l'incursione a bordo di un'auto ritrovata poco dopo. I carabinieri di Cavallino Treporti e di San Donà di Piave, coordinati dalla procura, sono al lavoro con l'ausilio delle testimonianze e soprattutto delle telecamere di videosorveglianza.
E si parla di sicurezza anche nel Pordenonese a Fiume Veneto, un incontro negli ultimi giorni con polizia locale e carabinieri, organizzato il tutto dal municipio, diversi temi trattati, dai furti in abitazione alle truffe agli anziani, oltre a un'informativa sulla videosorveglianza e gli incentivi attualmente a disposizione dei cittadini per l'installazione di impianti privati. Il comandante della stazione dei carabinieri, maresciallo capo Francesco Napolitano, e il comandante della polizia locale e comunale, commissario capo Paolo Fort, hanno approfondito casistiche di truffe particolarmente frequenti in questo periodo, come il finto operaio del gas o le richieste di denaro anche tramite telefono o email da parte di impostori che vestono i panni di avvocati o forze di polizia. Molti i consigli su come evitare i tentativi in questi casi, non sono mancate anche le istruzioni su come comportarsi. La Guardia di Finanza di Pordenone invece ha scoperto nei campi del Friuli Occidentale 5 lavoratori in nero con 2 aziende agricole sospese. I 2 controlli sono stati effettuati negli ultimi giorni, il primo in un campo agricolo nel Sacilese, dove le fiamme gialle hanno individuato un cittadino pakistano e un indiano, il secondo nelle tenute di un'azienda agricola di San Giorgio della Richinvelta, dove i controllori hanno identificato in questo caso 3 cittadini bengalesi. 5 braccianti erano tutti impegnati in lavorazioni agricole senza però essere stati preventivamente assunti dalle rispettive aziende. Ai 2 datori di lavoro è stata applicata la maxi sanzione da 1.800 a 10.800 euro, raddoppiata per il titolare dell'azienda di San Giorgio della Richinvelta in quanto recidivo alla violazione. Per entrambi il provvedimento di sospensione dell'attività dall'inizio dell'anno sono 51 i lavoratori in nero e 3 quelli irregolari scoperti proprio dalle fiamme gialle, 30 datori di lavoro sanzionati. Controlli, rimaniamo nel Friuli Occidentale sul fronte della guida per prevenire ovviamente i fenomeni della guida in stato di ebbrezza. Nel Pordenonese, nel fine settimana, alla guida di un'auto è stato trovato un conducente con l'alcol test, il cui esito dell'alcol test si è rivelato positivo, e a lui la pattuglia della polizia stradale ha proceduto al ritiro della patente. Ma anche nel Trevigiano i controlli non si fermano, denunciata a piede libero una 28enne sorpresa alla guida nella notte di sabato a Castelfranco con un tasso superiore a 1,50 grammi per litro di sangue, dunque 3 volte il limite consentito dalla legge, di altri 3 automobilisti rispettivamente a Ponzano Veneto, Trevignano e Crocetta del Montello, 2 di questi per un tasso superiore, il primo a 1,80 grammi per litro e il secondo a 0,90. Risultati importanti, parliamo di turismo, sul fronte dell'aria aperta, dell'open air in Friuli Venezia Giulia. Il peso delle strutture come camping e villaggi turistici vale circa il 17% del totale delle presenze. Nel 2023 sono state registrate oltre 1,7 milioni di turisti su un totale di 10 milioni di presenze in regione. Il dato è stato reso noto oggi nel corso di un convegno che ha unito Veneto e Friuli Venezia Giulia a discutere e ad affrontare questa tematica. Allora sentiamo l'assessore regionale Bini. Ma noi in questa legislatura dal 18 ad oggi abbiamo investito oltre 15 milioni di euro, cifre quindi importanti. È un comparto che per noi rappresenta il 17% delle presenze in Friuli Venezia Giulia, prevalentemente ubicate nelle località mare. Di strada da fare ne abbiamo ancora molta, potenzialità ce n'è molta, soprattutto di uno sviluppo in altre aree, una per tutte, parlo della montagna ma anche tutta la parte pedemontana. Noi dobbiamo continuare sulla direzione degli investimenti, della qualità, in tema sempre più sostenibile, non solo da un punto di vista ambientale, ma anche paesaggistico, ma anche da un punto di vista economico e anche da un punto di vista sociale. Tutti gli interventi che abbiamo avuto nella giornata di oggi vanno in questa direzione. Soprattutto abbiamo voluto dimostrare come associazione ci poniamo a vicinanza di tutti i nostri associati, fornendo loro gli strumenti per poter affrontare nel modo migliore
lo sviluppo del futuro che ci attende. Ecco che allora si spiega il tema della certificazione di prodotto, molto utile in termini di rispetto di quelle che sono le normative e dei futuri bandi, ecco che il tema dell'intelligenza artificiale ed ecco soprattutto quello che è l'analisi del dato, del benchmark, del confronto, che è lo strumento migliore per crescere. Il tutto in un'ottica di sinergia tra pubblico e privato, tra istituzioni e operatori, tra operatori e operatori, per poter crescere e rafforzare sempre di più la leadership che il turismo all'aria aperta ha in Europa in tutte le sue componenti. Daniele Minotto è vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, ben trovato. Buonasera. Oggi tra l'altro era a Porto Gruaro per questo convegno dedicato al turismo all'aria aperta, ma con Daniele Minotto andiamo direttamente, non potrebbe essere altrimenti, a Venezia. Carnevale che si è concluso, Minotto, con un trend in crescita, un trend importante, e ora insomma le sfide del 2024 sono quelle anche di provare a consolidare quelli che sono stati i risultati dell'ultimo anno. Cosa ne pensa? È stato un carnevale positivo sicuramente, ormai non è più la fase clou dell'anno veneziano, perché comunque sono cambiate un po' le abitudini delle persone, il modo di vivere questo evento. È stato positivo perché comunque abbiamo iniziato con il primo weekend con un'occupazione intorno all'80%, ma con molte strutture ancora chiuse per manutenzioni e riorganizzazioni, quindi circa un 20% delle strutture era chiuso, hanno riaperto più o meno tutti dal secondo weekend fino ad arrivare ad un quasi sold out, il 90% dell'ultimo weekend, con una media infrasettimanale intorno al 60-70%. Quindi possiamo definirci sicuramente soddisfatti di quest'anno dell'andamento. Lei che ha il termometro della situazione sul fronte ovviamente della ricettività veneziana e chiaramente degli albergatori, com'è la fase relativa al personale? Perché è continuamente un ambito che al di là del turismo continua a decretare delle difficoltà, cioè non si trova manodopera, non so se va meglio dell'anno scorso o va peggio. Va fatto un distinguo, nel senso che è ormai un problema sistemico di tutti i settori, quindi non è più un settore del turismo, ormai è quello impiegatizio, quello metalmeccanico, è un po' in tutti gli ambiti. Va fatta una differenza, noi registriamo tutto sommato che dal 2023 abbiamo ripreso una normalità, cioè una carenza normale di personale come era nel pre-Covid, quindi abbiamo circa un 8% di carenza di personale. Perché questo, a differenza di molti colleghi di altre realtà? Perché comunque da noi mediamente ha un'occupazione di tipo stabile, perché sono la maggior parte, o quello che vorremmo attendere, visto che comunque siamo in una fase di ricostruzione del comparto, perché pare sia passato tanto tempo, ma la pandemia è finita davvero da poco e aver riportato un pochino tutto, rivedendo ancora non tutti i mercati ancora aperti, quindi c'è una fase ancora di riallineamento, però oggettivamente un'offerta di stabilità contrattuale come la sta dando Venezia, stiamo cercando di farla anche per il Lido, che comunque ha una stagionalità più lunga, dà una maggiore attrattività, cosa che magari eravamo un pochino svantaggiati nel 2022. In questo momento fa davvero da premio questo tipo di politica, questa la volontà di fidelizzare il rapporto di lavoro con i propri collaboratori delle nostre aziende, e quindi a differenza di numeri che sento anche di località vicine, ma che magari vivono solo l'estate o l'inverno, oggettivamente è una situazione diversa, quindi dovremmo un pochino tutti ripensare il nostro comparto. Ma perché non si aumentano di più le paghe ai lavoratori anche sul fronte turistico? Perché probabilmente dando più incentivi, dando più soldi in tasca ai lavoratori, magari li si valorizza meglio, in un contesto già di per sé affascinante come Venezia, però le ore da lavorare sono tante. Cioè anche questo è un aspetto che penso pesi, no, nel lavoratore, credo. Allora, io parlo sempre della nostra realtà, ovviamente. Sì, ovvio. Gli orari di lavoro non sono diversi, quantitativamente abbiamo le 8 ore, poi si possono gestire su nasti orari diversi, però il quanto si lavora è più o meno uguale per tutti i contratti, sì, le 40 e le 48 ore. Lo stipendio è più o meno allineato a quello che è il comparto dei servizi, che comunque siamo tutti in fase di rinnovo dei contratti in questo momento, non è solo il nostro è un pochino più in ritardo. Facciamo molte contrattazioni a livello anche aziendale, dove viene data una premialità in base alla tipologia della struttura, e questo sicuramente aiuta. In molti casi c'è praticamente una mensilità in più anche. Quindi non è un problema economico, par di capire. È un problema di ripensamento della vita che hanno avuto le persone, perché mentre prima anche persone che erano abituate
negli anni a fare il lavoro nel nostro settore, quindi noi si lavora prevalentemente nei giorni in cui le persone fanno festa, certo. Quindi nel fine settimana, durante le festività, in estate. E quindi abbiamo un ciclo produttivo di 24 ore, perché ovviamente siamo aperti, le nostre aziende sono più piene quando siamo di sera, di notte, quando si dorme, che non di certo. Giorno. Quindi, certo. Perché i grossi servizi vengono erogati di giorno, quindi è cambiato un pochino il modo di vivere la socialità all'interno soprattutto delle famiglie. Quindi questi 2 anni di Covid hanno fatto sì che le persone vivessero contemporaneamente dei momenti della giornata che non erano abituati. Quindi in questo momento non è una questione di quanto, è una questione probabilmente di qualità. Stiamo cercando di dare a tutti un po' la possibilità, con la tornazione dei servizi e anche la possibilità di avere dei giorni festivi sì. Che siano liberi. Ovviamente non può essere per tutti, perché sennò dobbiamo trovarci normale. Che il sabato e la domenica chiudiamo anche noi, e quindi a quel punto non si va più in vacanza, okay. Non si fa più nulla di quello che è la nostra principale attività. Chiarissimo. Grazie a Daniele Minotto. Grazie a voi. Per essere stato con noi. Nel 2023 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 8.300 nuove partite IVA, 269 in più rispetto all'anno precedente. Si tratta di uno degli incrementi più accentuati tra le regioni dopo Valle d'Aosta e Lombardia. La variazione complessiva nazionale è invece negativa, meno 1,9%, come rende noto il ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia Alessandro Russo, che li ha rielaborati con i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A livello territoriale solo le ex province di Udine e Pordenone hanno evidenziato degli aumenti, rispettivamente di un più 4,8% la prima e di un più 6% la seconda. In crescita solo le aperture da parte di persone fisiche. Il responsabile invece dei servizi alle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia, Gianni Fratti, parla del Recruiting Day per l'impiego durante l'imminente stagione estiva. 12 marzo a Marina Giulia ci sarà un nuovo Recruiting Day dedicato in particolare al settore turistico, un'ottantina alle posizioni ricercate. Sì, abbiamo coinvolto, anzi siamo stati coinvolti dal Club del Sole, con cui avevamo già stabilito delle relazioni fino all'anno scorso per la costruzione di corsi di formazione su commercio aziendale. Oggi siamo per l'appuntamento del Recruiting Day che faremo il 12 marzo. Club del Sole è una struttura italiana che gestisce una ventina di villaggi turistici nel centro e nord Italia. E con loro sulla situazione di Monfalcone, sul campeggio e villaggio turistico di Monfalcone, stiamo cercando tante persone. In realtà ultimamente si è aggiunta anche la tenuta Primero di Grado, che l'azienda ha acquisito recentissimamente, proprio per cui le posizioni sono assolutamente in grande evoluzione, forse in aumento anche. Continua questa attività di collegamento, di dialogo con le imprese, ben 17 i recruiting day in programma e alcuni già realizzati nel primo semestre del 2024. Sì, quello di oggi è il settimo recruiting day che presentiamo, ne abbiamo entro il 20 di marzo, ne presenteremo altri 4, ma abbiamo in cantiere nel primo semestre altri 6 per un complessivamente 17, quindi un numero che comincia a essere importante. Abbiamo diverse centinaia di aziende che ci stanno interessando su diversi settori e sull'intero territorio regionale, quindi anche noi stiamo cercando di equilibrare anche le nostre iniziative dando respiro all'intero territorio regionale, coinvolgendo non solo in questo caso il settore turistico alberghiero in vista della prossima stagione diciamo estiva, ma anche tutto il resto del sistema produttivo regionale, che è del manifatturiero, dei servizi e di altri settori. Ospedale di comunità e casa della comunità a Maniago non verranno costruiti ex novo, ma troveranno spazio all'interno dell'ex nosocomio cittadino. L'edificio verrà adeguato alle nuove esigenze grazie a opere che partiranno a fine estate per concludersi dopo un anno di lavori con un notevole risparmio. Lo ha reso noto l'assessore regionale Riccardo Riccardi al termine di un vertice tenutosi in municipio proprio a Maniago, come vediamo in foto, dopo un'attenta valutazione dei costi e dell'efficienza tecnica di una nuova struttura a Maniago, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha detto Riccardi, abbiamo deciso di procedere imboccando una strada che si è rivelata essere al tempo stesso più funzionale e maggiormente economica.
A Porto Guaro si è parlato invece di intelligenza artificiale con pregi da un lato e difetti dall'altro. Sentiamo il professor Antonino Giannone del Politecnico di Torino. Professore, stasera un importante convegno a Porto Guaro sull'intelligenza artificiale. Ecco, innanzitutto diamo una definizione di intelligenza artificiale. Ma la più semplice e più a portata di mano è quella che è praticamente sono degli algoritmi di un software che riesce a elaborare dei dati di un grande archivio, quindi un input, per poter dare una risposta e quindi un output che viene richiesto. Tutto che avviene attraverso questa nuova modalità, che i dati in archivio sono miliardi, non milioni, non migliaia, perché si è potuta aumentare la capacità computazionale dei computer e soprattutto i costi relativi all'energia che serve ad elaborare i dati si è ridotta molto rispetto al passato. Il problema è la intelligenza artificiale generativa. Questo è il tema. Se qualcuno ha cominciato a dire nel 2023 che è pericolosa come la bomba atomica, può sembrare un'assurdità. Non è un'assurdità, perché se non si finirà per definire un regolamento che impedisca, che vada oltre quello che può essere l'utilizzo del pensiero umano e quindi una sostituzione, quello che potrà accadere può essere molto ma molto preoccupante. Allora dobbiamo utilizzare l'intelligenza artificiale a beneficio dell'uomo. Ecco, lei ha parlato dell'impatto sull'uomo. Il convegno di stasera ha visto le voci di vari esperti, particolare attenzione è stata appunto l'attenzione è stata suscitata dall'impatto che l'intelligenza artificiale potrà avere nel mondo del lavoro. Ecco, ci sarà un impatto devastante con minori posti di lavoro oppure semplicemente i lavoratori saranno deviati in altro comparto? Il mondo della manifatturiera subirà una forte riduzione dei posti di lavoro, su questo non ci piove. Su molti, infatti si parla di rivoluzione 5.0, che cosa significa? Che le attività per la produzione saranno ridotte sotto il profilo dell'impegno del lavoro umano, però dobbiamo andare verso una società dove sono i servizi e quello che è stato detto, il benessere dell'uomo e non una modalità come quella che era prima ed è stato anche spiegato abbastanza bene, guardando solo alla teoria del profitto e basta. Abbiamo invitato in studio Giorgio Barro, già candidato sindaco a Porto Guaro nelle passate elezioni amministrative, ma anche nel corso della storia assessore nella città dell'Emene. Ben trovato e grazie per essere con noi, Giorgio Barro. Grazie a voi per l'ospitalità e buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, nelle ultime edizioni del telegiornale abbiamo posto l'attenzione al di là di quella che è la situazione tra centrodestra e centrosinistra, con i candidati sindaci che ancora non sono stati ufficializzati, ma par di capire che ci siano delle trattative in atto ormai da settimane. Abbiamo posto, dicevo, l'attenzione nei confronti del centro, di questo centro che anche a livello nazionale si sta facendo sentire e con la nascita anche per esempio nel veneziano della Democrazia Cristiana che ritorna insomma in auge. Lei è un uomo di centro, è per questo che capita proprio a fagiolo. A Porto Guaro lei che chiave di lettura dà, visto che i giochi ancora non devono essere fatti? Allora fino a poco tempo fa essere un uomo di centro era additato come dire quasi un difetto. Mi fa piacere che adesso torni di nuovo avere importanza in auge. Allora, la situazione amministrativa di Porto Guaro è una situazione chiaramente negativa. Mancano 3-4 mesi alle elezioni, non abbiamo le potenze politiche e partiti che non hanno ancora espresso, diciamo, un loro candidato sindaco, perché chiaramente stanno continuamente litigando fra di loro. Però bisogna anche cominciare a mettere dei punti fermi, perché ritengo che a Porto Guaro, dopo le due precedenti amministrative, siano stati fallimentari. Fallimentari non tanto nelle cose fatte, ma quanto si è capito che prendere una persona anche dal mondo sociale, per quanto possa essere una brava persona,
è che non abbia mai amministrato sia come consigliere o come diciamo così assessore eccetera, questo porta a una mancata conoscenza dei meccanismi all'interno del comune. Ci vuole una persona con esperienza, dice lei, amministrativa. Diciamo, amministrativa, perché? Perché questo deve capire, a sapere già come funziona all'interno un comune, i suoi uffici, le sue dinamiche, perché quello che hanno fallito le due ultime amministrazioni è per un piccolo grande problema, il non saper mediare né con i consiglieri né con le varie situazioni, perché e gli uomini di centro sanno mediare, diciamo che è una loro caratteristica prerogativa, diciamo. Se facciamo bene proprio la cronostoria, le due vecchie amministrazioni sono state mandate a casa da chi? Dai loro stessi sostenitori. Quindi si capisce che c'è qualcosa che non va. Poi vorrei mettere dei punti fermi. Allora, sottolineo che all'interno il governare un paese come Portogruaro è come governare una grande azienda. Ci devono essere chiaramente persone capaci che abbiano anche una certa prerogativa, anche, non voglio dire, caratteristiche di conoscere un po' come funziona anche il mondo dell'economia, il mondo del sociale. Certo. E quindi io inviterei soprattutto quelle persone che non hanno mai partecipato ma che sono di buona volontà a partecipare, perché il grande problema delle prossime amministrative sarà andare a prendere quel 50% che nelle ultime votazioni comunali, amministrative, non stiamo parlando delle politiche, non ha votato. Quel 50% non ha persone di riferimento e molto ovviamente forse quest'ala di centro, se raggruppa una serie di persone con determinate caratteristiche, che abbiano anche un impegno nel tessuto sociale, forse potrà dire la sua. Lei ci sarà? Lei vorrà dire la sua? O è presto? Bella sta domanda riflettendo? Questa. Vabbè, devo fargli. Beh, è chiaro che sinceramente, allora, per candidarsi bisogna che ci sia qualcuno che te lo domandi. Certo. A me non ha domandato niente nessuno. Potrebbe creare un gruppo lei. Ma questo già fatto. Penso che richieda creare un gruppo. Chi crea un gruppo vuol già autocandidarsi, quindi lo trovo fuori luogo. Chiaro. Se uno ritiene che abbia la capacità di conoscenza amministrativa, di capacità di mediare, capacità di saper cogliere e conoscere le problematiche di Portogruaro, lei è a disposizione. Io sono a disposizione, sempre che non sia un qualcosa di, diciamo così, non troppo, come dire, politicamente marcato. Esserci anche politicamente marcato, però deve sapere che io sono una persona dalle mani libere. Grazie Giorgio Barro. Grazie a voi per essere stato con noi. Rimaniamo sempre a Portogruaro, perché si è spento all'età di 73 anni lo storico barista Roberto Alessandrini, vinto da un male incurabile. Alessandrini per decenni ha gestito il bar sport, esercizio storico di Portogruaro, collocato di fronte allo stadio Mecchia. Nel tempo era diventato un luogo di ritrovo di tutti gli sportivi della città. I funerali sono stati fissati per mercoledì alle 15:30 nella chiesa della Beata Maria Vergine Regina. A Quarto d'Altino invece è completata la riqualificazione ambientale dell'area di Via Marconi sul fiume Sile. Si conclude il percorso per quanto riguarda la realizzazione delle opere. Se ne apre un altro perché questo parcheggio rappresenta, dal mio punto di vista, il rilancio di Quarto d'Altino. Da qua parte il rilancio, è un po' anche un significato, come dire, ha un significato particolare il fatto di essere riusciti a rimuovere tutti i rifiuti che sono stati depositati per anni e ripulita l'area, significa proprio ricominciare, quindi ricominciamo con un nuovo slancio, e questo parcheggio rappresenta proprio un rinnovo per tanti altri aspetti che vanno a migliorare l'appetibilità dal punto di vista della vivibilità di Quarto d'Altino. Parlo delle ciclabili, parlo del turismo lento, turismo slow, parlo delle attività ricettive, parlo delle passeggiate, parlo dello sport, perché di fatto siamo adiacenti
al campo sportivo, non è stato fatto casualmente questo parcheggio proprio anche per questa ragione, quindi un'opera strategica sotto tutti i punti di vista. Questo è un esempio virtuoso, noi siamo intervenuti con un finanziamento, il Comune ci ha messo la sua parte e in sinergia Regione e Comune restituiscono alla comunità di Quarto d'Altino un'area che può essere utilizzata come parcheggio ma anche per fare delle passeggiate, e quindi direi che è un esempio virtuoso di come da una situazione negativa si possa passare una situazione positiva. Domani, martedì 20 febbraio, in fiera a Pordenone, Copagri ha organizzato un convegno dedicato alla PAC, ma anche al piano di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia e sulla domanda unica 2024. A moderare l'appuntamento Davide Vignandel, presidente di Copagri Pordenone, un convegno che venne proposto in un periodo di forti tensioni proprio nel comparto agricolo con le proteste che sono in atto ormai da settimane in tutta Italia. La politica agricola comune, sostiene Vignandel, ha introdotto per il periodo compreso tra il 2023 e il 2027 significative novità che impattano direttamente sulle attività degli agricoltori. Uno degli aspetti chiave di questa riforma è rappresentato, dice, dalla condizionalità rafforzata, un elemento cruciale per accedere ai pagamenti diretti. A Chions invece il pranzo sociale dell'AIL alla presenza del ministro ai rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Io ho potuto vedere con i miei occhi cos'è l'attività dell'AIL, cos'è l'attività che svolgono i volontari a supporto anche di cittadini italiani che arrivano da altre regioni e che trovano qui un'accoglienza straordinaria e forse anche inaspettata. Ho visto con i miei occhi i progetti che avete finanziato e realizzato nell'ospedale di Pordenone per la pediatria e tutte le altre attività che fate ogni anno raccogliendo fondi con le stelle di Natale, con le uova di Pasqua e mille altre attività. Quindi è straordinario il fatto che ci siano delle persone che gratuitamente si mettono a disposizione degli altri raccogliendo fondi per aiutare la sanità. Ci tengo anche ad aggiungere che la nostra sanità, quella nazionale ma anche quella regionale, spesso è criticata e sicuramente ci sono anche dei motivi per criticare la sanità, perché c'è sicuramente qualcosa da migliorare, da fare in maniera più, come dire, efficace probabilmente, però non dobbiamo dimenticarci che qui ci sono medici, operatori sanitari, infermieri che vengono qui per fare progetti aggiuntivi a quello che è il loro dovere professionale. Qui abbiamo gente che in ospedale dà il massimo di se stesso, non solo dal punto di vista professionale, ma dal punto di vista anche umano, quindi delle straordinarie persone che vivono il fatto di essere medici come una missione al servizio degli altri. Questo bisognerebbe anche ricordarlo quando si critica magari ingiustamente tutto il sistema sanitario, si fa di ogni erba un fascio. Ci sono eccellenze straordinarie sia dal punto di vista tecnico, come dicevi tu, professionale e anche umano, perché anche il fattore umano è decisivo quando si ha a che fare con la malattia e con la sofferenza delle altre persone. In Friuli Venezia Giulia arriva il quarto festival della psicologia, allora abbiamo il servizio. Quarto festival della psicologia in Friuli Venezia Giulia. Psicoattività è l'associazione di promozione sociale impegnata nella diffusione della conoscenza e della cultura psicologica tra la popolazione. Propone per il quarto anno il Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia con Claudio Tonzar, direttore scientifico del festival. Il 23 febbraio parte da Trieste il quarto Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, che è un momento di riflessione su diversi temi che caratterizzano la psicologia, ma in termini di qualità della vita, di benessere. Quindi parleremo di sport, parleremo di tempo libero, parleremo di differenze individuali e di temi che caratterizzano la vita di ogni persona. È un'iniziativa che si rivolge a tutta la popolazione, perché l'idea è quella di far sviluppare una riflessione nelle persone sui temi della psicologia, sul proprio comportamento e quello altrui, e quindi speriamo che maggior parte delle persone possano essere interessate a quello che avverrà in questi 5 eventi che si termineranno il 29 di marzo a Cornovus. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto. Vi lascio alle previsioni del tempo e poi al TGM Sport Friuli Venezia Giulia condotto dal collega Giuseppe Palomba e la programmazione che poi continua. Grazie, arrivederci.